desse povo sorridente, il povo che accoglie. La bellezza di questo popolo, sorridente, un popolo che accoglie. Solo ad arrivare qui si sente una pace interiore. Qui tutta l'inculturazione avviene convivendo con loro e la loro cultura. Andando a pesca, mangiando quello che loro mangiano, lavorando insieme, vivendo in maniera semplice. Quindi l'inculturazione è cercare di vivere quello che loro vivono. Loro tutti i giorni ci insegnano, i missionari, a vivere dentro questo popolo e a entrare sempre di più in questa cultura. E loro tutti i giorni da noi imparano anche sempre di più la bellezza della parola di Dio, dell'amore di Dio, e ci arricchiamo vicendevolmente. Più o meno è 25 anni che io aiuto da igreja. Più o meno sono 25 anni che aiuto la Chiesa. Faccio visite all'interno della comunità, celebro la parola, catechizzo i bambini, parlo con i membri della comunità. As comunidades, né? Quando che chega na comunidade, a comunidade só fica felice. Quando arrivo, la comunità è felice, perché è la prima volta che accade che un cicuna diventa diacono dell'Alto Solimões. All'inizio era molto difficile, ormai abbiamo formato centinaia e centinaia di catechisti, loro stessi annunciano la parola di Dio nella loro lingua, noi rimaniamo più dietro le quinte. Il nostro ruolo è molto molto bello, molto evangelico, un po' come Giovan Battista, sempre più nascosti e loro crescono sempre più, rappresentando Gesù dentro la loro cultura, portando Gesù dentro la loro cultura. Mi hanno chiamato per andare a giocare a pallone, vorrei...